A leggere le fonti storiche si rischia spesso di farsi un'idea distorta di quei tanti personaggi famosi che compongono l'intricato universo del nostro passato. Come per le odierne celebrità del mondo dello spettacolo, non sempre le notizie che ci giungono ne rispecchiano la reale personalità. Non esistono infatti storici imparziali e, come si sa, la storia la scrivono sempre i vincitori e mai i vinti. È il caso della principessa più famosa del mondo, Elisabetta d'Austria, meglio conosciuta come Sissi. Tuttavia, nonostante l'immagine hollywoodiana che generalmente si ha di lei, molto della sua vita resta celato. La sua esistenza a tratti si intreccia agli ultimi anni della dinastia asburgica. Sissi visse gli eventi che segnarono il destino dell'impero e fu anche testimone del segreto che avvolse la tragedia di Maeterlinck. In questa puntata rivivremo gli accadimenti che portarono al declino di questa grande dinastia e conosceremo i suoi sfortunati personaggi. Quindi restate con noi, perché quando il mito diviene archeologia, la ricerca si trasforma in avventura. Benvenuti a Terra Incognita. Gli Asburgo, una delle dinastie più longeve della storia. Dalle remote origini alsaziane alla disfatta della Prima Guerra Mondiale, la casata asburgica si è confrontata con le correnti di pensiero e le trasformazioni culturali e sociali più significative e ha intrecciato le proprie vicende storiche con quelle delle più importanti case regnanti d'Europa. La dinastia ha avuto anche l'onore di essere insignita nel XIII secolo della corona del Sacro Romano Impero, ricevendo quindi la più alta carica della cristianità e quindi grandi responsabilità nei confronti del popolo. La storia di questa dinastia è costellata da una grande varietà di personaggi che hanno improntato il loro operato tra conservazione e politica riformatrice. Accanto ad imperatori artefici di progetti arditi e lungimiranti e a governanti saggi ed equilibrati, la storia asburgica presenta anche fanatici paladini della religione, principi machiavellici dalla spregiudicata politica dinastica, freddi burocrati votati all'ordine formale e all'immobilismo. E ancora abili strateghi militari e sovrani inetti e malati di mente, appassionati sostenitori della ricerca scientifica e protettori di artisti al cui mecenatismo si devono le stupende corti, i palazzi, i musei delle città di Vienna, Graz, Innsbruck, Salisburgo, Praga, Budapest e Trieste. Tra alti e bassi la dinastia prosperò fino alla Prima Guerra Mondiale, che ne decretò la fine. È chiaro che una dinastia così antica e così carica di storia arrivasse nella sua fase finale, qualcuno dice completamente marcia, per usare un brutto termine, però forse in realtà è il termine che più si attiene a quella che è la storia degli ultimi rappresentanti della Casa d'Austria, in particolare in quel periodo lunghissimo di regno di Francesco Giuseppe, che come sappiamo resse le sorti dell'impero austro-ungarico dal 1948 fino alla disgregazione con l'ultimo suo discendente, appunto Carlo I, dopo la Prima Guerra Mondiale. Ma sicuramente per molti una donna rappresentò il simbolo del tramonto degli Asburgo, una donna la cui storia ha poco a che fare con quella che ci è stata raccontata nei film. Il suo nome era Elisabetta e in questo viaggio racconteremo la sua storia, che camminerà di pari passo con quella della casata degli Asburgo, che dopo la sua tragica morte le sopravviverà solo 20 anni. Thank you.
Elisabetta d'Austria, una donna che ha incontrato molte difficoltà nella vita, una donna avversa alla vita di palazzo, una donna diventata un vero e proprio mito, un mito di nome Sissi. Per tutti la bella e dolce Sissi è quella che ci è stata presentata nei film di Ernst Marischka, con protagonista l'indimenticata Romy Schneider, il cui primo capitolo risale al 1955. Ma le cose stanno proprio così? Beh, diciamo che non è tutto oro ciò che luccica. È infatti risaputo come il regista Marischka abbia raccontato la vita di Elisabetta fino al momento successivo al suo viaggio in Italia e che quindi abbia taciuto le parti più scabrose e controverse della sua vita e del suo carattere, che invece l'hanno resa quasi avversa al popolo austriaco. Ernst Marischka, che è il regista dei film, veniva da una carriera operettistica dove proprio l'operetta Sissi in Austria, prima della realizzazione dei film, aveva ottenuto, e comunque nei paesi di lingua tedesca in genere, un grandissimo successo. E lui decise, in seguito a questo successo, di girare questi film che poi portarono quella che era la gloria della Casa Asburgo, dei Walzer, dell'imperatore Francesco Giuseppe, riportava agli austriaci, che erano usciti un po' con le ossa rotte dalla Seconda Guerra Mondiale, le glorie e i fasti della Felix Austria. E quindi il compito di questi film fin da subito non è mai stato quello dell'esattezza biografica, ma piuttosto dell'operetta vera e propria. Ma andiamo per gradi. Se si chiamava Elisabetta, come mai è passata alla storia come Sissi? Intanto il nome Sissi è un addolcimento del soprannome Sisi, con il quale suo padre, il duca Max, soleva chiamarla fin dall'infanzia. Su questo però le fonti non concordano, anzi, sembra che il reale nomignolo di Elisabetta fosse Lisi e non Sisi, in quanto la firma che troviamo in alcuni documenti a lei legati sembra avere come iniziale una L e non una S. Ma la vera Sissi è quella che ci raccontano nei film, è la Sissi di Romy Schneider? Le cose sono un po' diverse dalla storia cinematografica. La storia della vera Sissi inizia alla vigilia di Natale del 1837 a Monaco di Baviera. È la notte di Natale nella fredda Monaco di Baviera e a venire al mondo è Elisabetta, Amalia Eugenia, terzogenita del duca Massimiliano e della principessa Ludovica. La madre proveniva dal ramo della famiglia reale dei Wittelsbach, mentre il padre Massimiliano apparteneva solo ad un ramo cadetto dei duchi di Baviera. Il matrimonio tra i due non fu affatto felice, in quanto il duca Max era poco interessato alla vita familiare e spesso si svagava con altre donne. Ludovica si rassegnò a questa condizione, avendo anche dovuto sopportare un destino ben diverso da quello delle sue sorelle, andate in sposa a principi di ben altro lignaggio, mentre lei si era dovuta accontentare di un duca. Elisabetta trascorse la sua infanzia tra la residenza di famiglia di Monaco e la residenza estiva offerta dal castello di Possenhofen, finché non arrivò velocemente il 1853 e Ludovica iniziò a pensare ad un matrimonio combinato tra una delle sue figlie e l'imperatore Francesco Giuseppe, figlio di sua sorella l'arciduchessa Sofia. La scelta cadde sulla figlia maggiore di Ludovica, Elena, e le due donne decisero che i futuri sposi si sarebbero incontrati a Ischl, residenza estiva dell'imperatore. In tale occasione Ludovica decise che avrebbe portato con sé anche Elisabetta, con la speranza di poterla presentare al fratello di Francesco Giuseppe, Carlo Ludovico. Inaspettatamente, Francesco Giuseppe però non venne conquistato dalla bellezza di Elena, ma bensì da quella ancora acerba della giovane Elisabetta, che in breve tempo divenne la promessa sposa di Franz. Una volta scoperto il suo destino, Elisabetta fu sottoposta ad una stretta educazione che potesse colmare le lacune culturali e nel marzo del 1854 fu firmato il contratto nuziale. Il 20 aprile dello stesso anno Elisabetta lasciò la sua casa di Monaco e venne accolta con grandi festeggiamenti nella luccicante Vienna, che sarebbe diventata la sua nuova dimora.
Finalmente il 24 aprile all'interno della chiesa degli Agostiniani venne celebrato il matrimonio incredibilmente sfarzoso della coppia e i due furono accompagnati dalle madri nella camera da letto, luogo nel quale solo la terza notte fu consumato effettivamente il matrimonio. Per Elisabetta quell'unione rappresentò un vero e proprio confine, un distacco netto con la sua vita precedente. Fu infatti da quel momento che si rese conto di quanto la vita di palazzo le stesse stretta e di quanto fossero rigidi i protocolli ai quali adesso doveva sottostare. Qui la leggenda si sovrappone alla storia perché non sappiamo quanto Sissi abbia accettato di buon grado di dover sposare l'imperatore. Sappiamo che la frase che circolò tra lei e la madre e il suo entourage in quei giorni fu soprattutto: a un imperatore non si può dire di no. Sissi stessa scrisse: lo amerei se solo non fosse imperatore, e da questa frase già emerge chiaramente un'intuizione di quello che sarà poi il suo futuro, cioè un futuro di costrizione in un ambiente che non le apparteneva per niente. È chiaro che per una ragazzina abituata a vivere in campagna, a Possenhofen, nelle campagne bavaresi, in totale libertà, andando a cavallo e facendo quello che più le piaceva, trovarsi costretta in un ambiente dove non c'era un solo momento della giornata in cui potesse essere sola, ma sempre accompagnata dalle proprie dame di compagnia, per una ragazza poi anche così giovane, perché ricordiamolo, aveva solo 16 anni, la cosa risultò davvero molto molto dura, e gli scontri con l'arciduchessa Sofia si fecero subito molto terribili. Un lieto evento però sembrò riportare il sorriso sul volto di Sissi: la nascita della prima figlia il 5 marzo del 1855, un evento che però non si dimostrò così lieto come Elisabetta sperava. I primi problemi arrivarono con la nascita della prima figlia Sofia, che fu chiamata così in onore dell'arciduchessa Sofia, la suocera di Elisabetta, quindi la madre di Francesco e Giuseppe. Però tutto questo fu fatto senza che l'imperatrice fosse tirata in causa. E altra cosa, la stanza di Sofia fu messa di fianco a quella di sua nonna e non a quella della madre, questo ovviamente su scelta della arciduchessa Sofia. E infine, cosa peggiore, in tutte le dispute tra Sofia ed Elisabetta, il marito Francesco Giuseppe dimostrò di appoggiare sempre e pienamente la madre. Per quello che lei sentiva verso i figli che dovevano crescere, non voleva che fossero oggetti di culto per la corte e non di culto come esseri umani. Per cui nasce la grande battaglia per avere l'educazione dei figli. Non tanto perché lei si sentisse super mamma, ma perché come esseri umani non dovevano essere oppressi, quindi la libertà. Appena un anno dopo, il 12 luglio del 1856, nacque anche la seconda figlia di Elisabetta, Gisella, che, come era accaduto per Sofia, finì tra le braccia della nonna, che allevò le due bambine quasi autonomamente, in quanto ritenne Elisabetta inadatta al ruolo di educatrice delle proprie figlie. Elisabetta lentamente si rese però conto del suo ruolo e del potere che poteva esercitare anche sul marito, spesso schiavo delle scelte della madre. E dopo un violento scontro con l'arciduchessa Sofia, riuscì ad ottenere la partecipazione della primogenita ad un viaggio in Italia e successivamente in Ungheria, in compagnia anche della sorellina Gisella. Elisabetta era attesissima nelle città che visitava perché era ormai rinomatissima la sua bellezza e tutti volevano vedere il suo volto. Durante il viaggio in Ungheria, però, Sofia si ammalò. E poco tempo dopo, il 19 maggio 1857, la bambina spirò. La morte di Sofia fu devastante per Elisabetta, che da quel momento dichiarò le dimissioni da madre, sia per la secondogenita Gisella, sia per il primo figlio maschio, Rodolfo, che sarà anche la causa scatenante della crisi del matrimonio tra lei e Francesco Giuseppe.
Nel dicembre del 1857 Elisabetta manifestò i sintomi di una nuova gravidanza. Il 21 agosto 1858 nacque l'arciduca Rodolfo, principe ereditario dell'impero d'Austria. A distanza di pochi anni arrivò un periodo di grossa crisi non solo per la coppia imperiale ma anche per l'impero. Il 1859 fu un anno particolarmente difficile per l'Austria. Napoleone III e Cavour, già accordatisi segretamente a Plombières, riuscirono a far dichiarare guerra al regno del Piemonte da parte dell'Austria. Nel giro di pochi giorni le ultime monarchie asburgiche autonome italiane caddero. Le truppe austriache subirono una grave sconfitta nella battaglia di Magenta il 4 giugno 1859, a seguito della quale Francesco Giuseppe decise di lasciare Vienna e di comandare personalmente l'esercito. Elisabetta cadde in un profondo stato di disperazione, piangendo in continuazione al punto da chiedere all'imperatore di poterlo raggiungere in Italia, ottenendo però un rifiuto. L'imperatrice allora si dedicò a drastiche cure dimagranti e a sfiancanti cavalcate. Disertò tutti gli impegni sociali organizzati dall'arciduchessa Sofia, attirandosi le critiche della corte. Il 24 giugno ci fu la decisiva battaglia di Solferino, che risultò vincente per i franco-piemontesi. Le conseguenze della disfatta ricaddero sull'imperatore Francesco Giuseppe, che mai era stato mal visto dal popolo come in quei mesi. La critica si spinse al punto da chiedere l'abdicazione del sovrano in favore di suo fratello Massimiliano. La guerra fu ufficialmente conclusa con l'armistizio di Villafranca, che costringeva l'Austria a rinunciare alla Lombardia, una delle più ricche province dell'impero. Come dicevamo, parimenti alla crisi politica del 59-60, si sviluppò anche una crisi privata della coppia imperiale, dovuta ai soliti contrasti con l'arciduchessa Sofia e al dilagare, per la prima volta in 6 anni di matrimonio, di notizie riguardanti le infedeltà di Francesco Giuseppe, che rappresentava per Elisabetta l'unico legame con una corte che non amava, e tale vincolo sembrava allora vacillare. Si vedeva in Francesco Giuseppe un uomo rude con il quale non aveva assolutamente niente in comune. Sissi era una donna che leggeva, era una donna che conosceva a memoria sia in greco moderno che in greco antico i testi di Omero, era una donna che adorava Shakespeare, mentre Francesco Giuseppe quasi si vantava di non aver mai letto un libro se non trattati di guerra in gioventù. Quindi ecco, due persone così diverse a un certo punto raggiunsero un perfetto equilibrio matrimoniale basato soprattutto sulla stima. Elisabetta, memore dell'infelicità della madre, temeva forse di subire lo stesso destino di donna tradita e messa da parte. A luglio Elisabetta prese con sé Gisella, lasciò improvvisamente la corte di Vienna e si diresse a Possenhofen. Tuttavia, per evitare uno scandalo, dovette tornare a Vienna per il compleanno del marito, il 18 agosto. Elisabetta nell'Ottocento è stata amata e odiata, nel senso che la corte ristretta la odiava perché lasciava solo l'imperatore, a cui lei con grande magnanimità aveva cercato una compagna di intelletto. Elisabetta, provata da crisi psicologiche e fisiche, inizierà da questo momento una ricerca particolare, una cura ossessiva per la bellezza e quindi la ricerca della perfezione. Ossessionata dal culto della propria bellezza, Elisabetta concentrava tutte le proprie energie nel tentativo di conservarsi giovane, bella e magra. Negli anni 70 e 80 gli impegni di corte non trovavano spazio nella giornata dell'imperatrice. Secondo le cronache, Elisabetta era alta 1,72 m e pesava 50 kg. Aveva capelli castani folti e lunghissimi, che sciolti le arrivavano alle caviglie. Quasi 3 ore occorrevano quotidianamente per vestirsi, poiché gli abiti le venivano quasi sempre cuciti addosso, per far risaltare al massimo la snellezza del corpo. La sola allacciatura del busto, per ottenere il suo famoso vitino da Vespa, richiedeva spesso 1 ora di sforzi.
Circe era una donna di una bellezza straordinaria che veniva vista dai contemporanei addirittura come un'aliena, perché stiamo parlando di metà Ottocento, dove l'ideale della bellezza per l'uomo comune era la donna un po' pienotta, un po' rotondotta, le Lola Montez, le contesse di Castiglione, mentre Circe invece era magrissima, alta, dotata di una grazia eterea e pelle bianchissima, e quindi quando appariva rispetto a quello che era un po' l'ideale comune della bellezza di quel tempo, sembrava quasi un'aliena. Elisabetta arriva come regina in una corte dove non viene considerata all'altezza del rango, perché non ha la cultura adatta, e secondo loro nemmeno il modo di fare e nemmeno la bellezza che loro credevano dovesse essere importante per quel ruolo. Questo la umilia così tanto da far nascere in lei la ricercatezza di ciò che è bellezza e di ciò che conquista nell'altro, da far sì, guardandosi allo specchio, di diventare veramente una donna bellissima a cui tutti rimanevano incantati. Il lavaggio dei capelli era eseguito ogni 3 settimane con una mistura di cognac ed uova e richiedeva un'intera giornata, durante la quale l'imperatrice non tollerava di essere disturbata. E la sua pettinatrice impiegava 3 ore al giorno per poterglieli raccogliere in trecce pesantissime che arrivavano tutte raccolte a pesare più di 5 kg. Su un corpo di 50 kg non è difficile pensare il peso che Elisabetta doveva sopportare sulla testa tutti i giorni, tant'è che disse che le pesava di più la corona che non la corona che si faceva acconciare dalla sua fidatissima parrucchiera. Alla Hofburg ancora oggi è possibile vedere un anello che pende dal soffitto in cui lei stessa passava i capelli per tenerli sollevati in modo tale che durante le operazioni di lettura o di relax non pesassero sulla cervicale. Elisabetta era impegnata per il resto della giornata con la scherma, l'equitazione e la ginnastica. A tal scopo aveva fatto allestire in tutti i palazzi in cui soggiornava delle palestre attrezzate con pesi, sbarra e anelli. Sì, praticava questi sport in una maniera molto, molto ossessiva, con un'attività fisica che davvero sfiancherebbe chiunque. Le sue stesse dame di compagnia non riuscivano a starle dietro durante queste passeggiate lunghissime che duravano anche per 45 chilometri. Molto spesso fece Possenhofen in Monaco a piedi. Per preservare la giovinezza della pelle, Elisabetta faceva uso di maschere notturne e ricorreva a bagni caldi nell'olio d'oliva. Per conservare la snellezza, oltre a rispettare il rigoroso regime alimentare, dormiva con i fianchi avvolti in panni bagnati e beveva misture di albume d'uovo e sale. Va detto che oggi si potrebbe parlare tranquillamente di anoressia. All'epoca era un disturbo ancora decisamente poco noto, però oggi con le conoscenze moderne possiamo tranquillamente pensare che ne soffrisse, e tutto combacia. Nell'ottobre del 1860 la salute dell'imperatrice subì un tracollo dovuto a numerose crisi nervose e cure dimagranti. Il dottor Skoda, specialista in malattie polmonari, consigliò una cura presso un paese dal clima caldo. A suo parere la sovrana non sarebbe riuscita a superare l'inverno a Vienna. Fu consigliata a Madeira, forse su consiglio della stessa Elisabetta. L'arcipelago portoghese infatti non era un luogo rinomato per la cura di malattie polmonari, come lo era ad esempio Merano. Molto probabilmente l'imperatrice scelse un luogo così lontano per evitare troppi contatti con Vienna e con l'imperatore. Più sta lontana da Vienna e soprattutto dal marito, meglio sta, e quindi si prende i suoi spazi e comincia a scappare, attirandosi le antipatie della corte, che non ha la sua imperatrice da adorare a Vienna. Resterà a Vienna sempre pochissimi giorni tra un viaggio e l'altro, e soprattutto mettendo in grandissimo imbarazzo il marito, che dovrebbe avere al fianco un'imperatrice che invece è costantemente assente. Un evento importante arrivò nel 1867, infatti, dalla tanto amata terra d'Ungheria arrivò una nuova corona per i coniugi e soprattutto una nuova piccola speranza che riaccese in Elisabetta il desiderio di essere madre.
Maria Valeria fu la vera svolta per Elisabetta, che divenne per la prima volta madre. Finalmente per Maria Valeria divenne una vera madre a tutti gli effetti, mentre rimase completamente assente nei confronti degli altri due figli, Gisella e Rodolfo. Sissi non esisteva più né per il palazzo né per il marito, Francesco Giuseppe, per il quale addirittura approvò un'amante, Caterina Schratt. I più informati dicono che fu proprio Elisabetta a facilitare questa relazione tra il marito e la Schratt. Ci fu anche un notevole scambio di lettere tra le due, dove Elisabetta, da par suo, come tipico suo, la chiama cara amica, cara cugina, carissima, salvo poi nel suo diario chiamarla cammellona, grassona, sgraziata. Questo è tipico di Elisabetta. È chiaro che il gioco è abbastanza svelato, no? Cioè mettere di fianco al marito un amante ufficiale che è completamente l'opposto della moglie è un gioco che oggi appare, come dire, anche in maniera piuttosto divertente, chiaro. Elisabetta era divertitissima dal vedere il marito a fianco di una donna così, quasi una contadina, divertente, sempre cacciarona, proprio per aumentare la differenza invece con il suo modo di essere. Inizia nel giugno del 1886 la triste lista di lutti che colpirà di lì a poco Elisabetta. In questa data infatti muore in circostanze misteriose il cugino tanto amato da Elisabetta, Ludwig II di Baviera. Anch'egli era un soggetto alquanto eccentrico e si parlò di suicidio, anche se in molti tutt'oggi ne dubitano. Ma l'evento più terribile per Elisabetta arriverà nel 1889. Gennaio 1889. È una notte fredda e buia, siamo a pochi passi da Vienna. Vengono ritrovati un uomo e una donna morti all'interno della propria camera. Nulla di strano se uno di loro non fosse il principe ereditario Rodolfo d'Asburgo. Omicidio, suicidio, morte per avvelenamento, per incidente di caccia. Un evento che ha scosso l'Austria e soprattutto che ha attirato numerosi curiosi nel tempo alla ricerca della verità dietro l'evento che è passato alla storia come la tragedia di Meierling. Il nome della località di Meierling è legato in particolar modo alla tragedia, quella che viene definita appunto la tragedia di Meierling. Ed è un evento che riguarda il suicidio di Rodolfo, il figlio dell'imperatore Francesco Giuseppe, dell'imperatrice Elisabetta. Ancora oggi non sappiamo esattamente cosa successe e nessuno storico, nessuno studioso può emettere una sentenza senza timore di smentita. Ma andiamo per gradi e cerchiamo di conoscere il protagonista di questa vicenda, Rodolfo d'Asburgo. L'arciduca Rodolfo Francesco Carlo Giuseppe nacque il 21 agosto 1858 nel castello di Luxemburg, presso Vienna. Primo ed unico figlio maschio dell'imperatore Francesco Giuseppe e dell'imperatrice Elisabetta. Rodolfo venne allevato insieme alla sorella maggiore, Gisella, dalla nonna paterna, l'arciduchessa Sofia. Il piccolo Rodolfo viene subito dato in affidamento ai precettori militari fin dal compimento del quarto anno, come era stato per suo padre, come prevede il cerimoniale di corte, viene dato in educazione a dei precettori militari che usano dei metodi terribili.
su un bambino così sensibile, che senz'altro ha ereditato il carattere nervoso dalla madre, viene sottoposto a delle vere e proprie torture, a cui a sua volta era già stato sottoposto Francesco Giuseppe, che però è dotato certamente di un carattere più fermo e più disponibile alle durezze della vita militare. Va ricordato che Rodolfo, bambino piccolissimo, viene svegliato nel cuore della notte con secchiate d'acqua gelida dal suo istruttore militare, oppure con dei colpi di carabina in stanza per abituarlo alla paura della guerra, per abituarlo a gestire lo spavento. Fu abbastanza terribile per Sissi scoprire che una volta Rodolfo fu chiuso dietro un cancello dal suo istruttore che gli urlava arriva un orso, arriva un orso. Immaginatevi su un bambino molto sensibile, nervoso, molto attaccato a questa madre sempre distante, che vede comparire improvvisamente e poi sparire come un angelo, idolatrata da tutta la corte per la propria bellezza. Immaginatevi quale impatto possa aver avuto su una personalità così, così fragile un'educazione di questo tipo. Nel momento in cui la madre venne a sapere i modi violenti con cui suo figlio veniva educato, chiese a Francesco Giuseppe di toglierlo immediatamente a quel tipo di vita per affidarlo ad un educatore di sua fiducia. Sono in molti a credere che la mancanza di affetto e il mancato contatto con la madre, oltre che l'educazione militare prematura, abbiano reso il carattere di Rodolfo quello che poi verrà dimostrato negli eventi che seguiranno e che porteranno al triste epilogo di Meyerling. Fu forse il carattere della madre, Elisabetta, a forgiare quello del figlio, Rodolfo. Infatti egli crebbe con delle idee liberali che andavano a scontrarsi con la politica e con la vita tradizionalista del padre Francesco Giuseppe. Proprio questo forse fu il motivo di contrasto tra padre e figlio. Rodolfo era molto diverso da suo padre e Francesco Giuseppe non lo vedrà mai di buon occhio, almeno non in vita. Effettivamente Rodolfo non conduceva una vita di palazzo, egli amava svagarsi con numerose donne anche dopo il suo matrimonio con Stefania del Belgio e, proprio come la madre, aveva idee politiche giovani e liberali che si andavano a scontrare con la visione conservatrice del padre. Soprattutto lo scontro diveniva aspro quando si parlava del patto di ferro tra Vienna e la Germania di Guglielmo II. Rodolfo era un animo molto sensibile e amava molto il suo popolo, che avrebbe voluto portare una svolta già moderna a questo grande impero. Voleva distaccarsi dalla Germania. La Triplice Alleanza per lui era negativa, perché vedeva il grande dominio che poi la Germania purtroppo nel Novecento sul mondo. Quindi lui cercava di far sì che il padre gli dasse più autonomia, che potesse far capire che c'era un modo diverso per poter collaborare e far essere sempre un grande Stato con una visione più moderna, più libera, più adatta al mondo che correva verso il Novecento. Questo rapporto conflittuale emerge profondamente nell'ultimissimo periodo della vita di Rodolfo, dove la lontananza politica dal padre diventa veramente violenta, tant'è che furono molti gli scontri proprio verbali con il padre, profondi litigi. Rodolfo era un antiprussiano convinto, mentre Francesco Giuseppe aveva, come dire, cominciava a sposare la teoria di doversi in qualche modo legare alla Prussia e quindi al nuovo impero tedesco, ritagliando per l'Austria ovviamente un ruolo importante e centrale. Circolava una diceria al tempo che gli Asburgo erano iniziati con un Rodolfo e sarebbero finiti con un Rodolfo. Col senno del poi, diciamo che non ci sono andati nemmeno troppo lontani. Rodolfo nel tempo sviluppò una malinconia dovuta al rapporto col padre, che non lo riteneva adatto
a prendere il suo posto sul trono, peggiorata anche dal rapporto con la moglie e dal suo matrimonio, in quanto lui aveva contratto una malattia, l'aveva trasferita alla moglie, non permettendo più di poter avere figli, quel tanto agognato erede che avrebbe migliorato anche il rapporto col padre. Si è spesso detto che era un ragazzo instabile, che era un ragazzo emotivamente debole. Questo non è assolutamente vero, perché fu comunque un principe in grado di schierarsi con intelligenza contro la figura paterna, senza mai negarne l'autorità imperiale. Era sposato alla principessa Stefania del Belgio, una principessa piuttosto scialba, monotona, detta di Sissi che fu una suocera decisamente peggiore di quanto non lo fu per lei l'arciduchessa Sofia, questo va ricordato molto bene, la descrive come una cammellona, priva di grazia, e era in realtà una ragazza normalissima che dovette sopportare non poche angherie e che fu resa sterile dallo stesso Rodolfo, che l'attaccò una malattia venerea che dopo il parto della figlia, della prima figlia Elisabetta, le vietò di avere altri figli. Sono in molti ad aver tirato in ballo la proverbiale pazzia dei Wittelsbach, la famiglia di Elisabetta, pazzia ereditaria che quindi avrebbe toccato anche Rodolfo. Per molti però la causa scatenante dei fatti di Meierling fu un dialogo che Rodolfo ebbe con il padre, dal quale si dice uscirono devastati entrambi. Non si sa con esattezza cosa si dissero, ma possiamo dedurne che ci fu uno scontro verbale abbastanza violento, che rappresentò un punto di rottura tra i due. Probabilmente Francesco Giuseppe non ritenne il figlio degno della successione al trono, anche a causa della richiesta abbastanza esplicita e inaccettabile fatta da quest'ultimo al Papa, e che tra poco scopriremo. Ma l'inizio della fine arrivò con una donna, la dolce baronessina Maria Vezzera. Maria Vezzera nasce il 19 marzo 1871. Per quanto riguarda la vita di Maria, sembra non esserci molto da registrare fino al 1888, anno in cui la semplice infatuazione adolescenziale per l'erede al trono si trasformerà in una vera relazione sentimentale. Secondo la madre di Maria, Elena Vezzera, la baronessina si sarebbe infatuata del principe Rodolfo durante le corse di primavera che si tennero al Prater nel 1888. Molti biografi sono tuttavia concordi nell'attribuire alla piccola Vezzera un'infatuazione per l'erede al trono già prima di tale data, infatuazione che si sarebbe trasformata poi in amore quasi ossessivo nel corso del 1888. Durante questi primi incontri vi furono solo giochi di sguardi e sorrisi, di qui la convinzione della Vezzera, poi verificatasi fondata, di essere corrisposta dal principe o quantomeno notata. La Vezzera, secondo la contessa Larisch, ai primi di ottobre arrivò al punto di scrivere una lettera indirizzandola al principe ereditario, dove, probabilmente, gli esprimeva tutti i suoi sentimenti. Una vera svolta la si ebbe quando, a fine ottobre, Maria ricevette una raccomandata dal principe in persona, dove lui le confidava di sentire il suo medesimo bisogno, quello di parlare, e le chiedeva un appuntamento al Prater. Una ragazza giovane, appartenente alla media nobiltà austriaca, molto, molto fresca, molto giovane, i due cominciarono a frequentarsi segretamente e poi a diventare veri e propri amanti. In seguito a questo episodio entra prepotentemente in gioco una figura centrale nella relazione tra il principe ereditario e Maria Vezzera, la contessa Maria Luisa Larisch von Moenig Wallersee. La contessa Larisch era la figlia di Luigi di Wittelsbach, fratello di Elisabetta d'Austria, ed era dunque la cugina di Rodolfo. Come si è già detto, anche Maria Vezzera conosceva bene la contessa Larisch, in quanto quest'ultima era amica di famiglia. La Larisch diventerà da questo momento in poi l'anello centrale della catena che unirà Rodolfo a Maria. Maria si dichiarava già nelle sue lettere innamorata di Rodolfo prima ancora di conoscerlo, del resto era un ragazzo piuttosto prestante, molto bello, molto amante dell'ambiente notturno viennese. Era facilissimo trovarlo al Prater piuttosto che nei gastofo, nelle birrerie, a bere
con amici dell'università o gente semplice, e quindi un personaggio molto amato dal popolo. Rodolfo forse si innamora di questa ragazza, anche se durante il rapporto con lei mantiene comunque amicizie intime con Mizzi Kaspar, ad esempio, o altre cocotte dell'ambiente viennese. Fu vero amore? Sono in molti a dubitarne. In fondo Rodolfo amava molto le donne e ne frequentava molte. Però per Maria fece qualcosa di più. Chiese l'annullamento del matrimonio al Papa, un fatto che aggravò ancora di più il suo rapporto con il padre. Rodolfo arrivò addirittura a scrivere una lettera al Papa per chiedere l'annullamento del matrimonio proprio in base al fatto che Stefania non era più in grado di garantire l'erede maschio all'impero austriaco. Quando arrivò ovviamente il diniego da parte della Santa Sede all'annullamento, Rodolfo cadde in un profondo stato di contrizione, e questo venne a coincidere con la conoscenza di una ragazza, Maria Vezzera. C'era un odio amore fra l'imperatore e il figlio, per cui era un rivale, non era un figlio, né da amare, indetta a mettere al suo posto. Era un intruso per Francesco Giuseppe. Per capire dove sta la verità dobbiamo lasciare Vienna, dobbiamo lasciare la chiesa dei Cappuccini, la cripta dei Cappuccini, per andare in un casino di caccia non troppo lontano da qui. Eccoci arrivati. In questo luogo, nel 1887, Rodolfo farà costruire la sua residenza di caccia, che oggi vedete molto diversa da un tempo. Questo sarà anche il nido d'amore dei due amanti, di Maria Vezzera appunto e di Rodolfo, ma sarà anche la loro tomba. L'inizio della fine inizia il 28 gennaio del 1889. Il 28 gennaio Rodolfo si reca a Meierling, ufficialmente per partecipare ad una battuta di caccia con suo cugino Filippo di Coburgo e con il conte Hoyos. Nelle stesse ore la giovane baronessina Maria Vezzera lascia la sua casa per l'ultima volta insieme alla cugina di Rodolfo, Marie Valerzy. La Vezzera, secondo alcuni, raggiunge Rodolfo alla Hofburg per poi partire con lui. Secondo altri, lei raggiunge da sola il casino di caccia di Meierling. In questo luogo Maria viene comunque tenuta nascosta in attesa di poter trascorrere il tempo con il suo Rodolfo. Durante queste poche ore trascorse a Meierling non si sa esattamente cosa accadde. C'è chi parla della visita di alcuni personaggi che tra poco scopriremo. Ma sicuramente la situazione non faceva sospettare nulla di quanto poi sarebbe accaduto. È ormai la sera del 29 gennaio e dopo un'abbondante cena Rodolfo raggiunge Maria, con la quale passa tutta la notte. Il 30 gennaio di primo mattino Rodolfo chiama il suo fedele servitore Bratfish e ordina di preparare la colazione e la carrozza che avrebbe riportato a casa Maria. Non si sa con precisione cosa accadde in quei minuti, ma dopo circa un'ora Filippo di Coburgo e Hoyos decisero di andare a chiamare Rodolfo, che non si era ancora fatto vedere per la prevista battuta di caccia. La porta era chiusa a chiave, cosa che non era consueta per il principe. Finalmente si decise di buttare giù la porta e quello che si presentò ai testimoni fu qualcosa di orribile. Sappiamo che la mattina l'arciduca Rodolfo venne trovato morto, riverso sul letto, con il cranio sfondato da un colpo di pistola e con il cadavere della sua amante Maria Vezzera completamente insanguinato, sdraiato sul letto di fianco a lui. Cercando di ricostruire quelli che furono gli eventi, dobbiamo per forza fare riferimento alle testimonianze dirette.
che sono appunto lettere dello stesso Rodolfo che lasciò prima di suicidarsi e le deposizioni che vennero fatte durante l'inchiesta. Subito dopo la morte di Rodolfo la verità sembra perdersi per sempre, infatti sono numerose le ipotesi che si accavallano riguardo quello che è successo, ma la cosa principale è che Rodolfo è morto solo, infatti Maria viene subito portata via, fatta salire su una carrozza come se fosse viva e trasportata al cimitero di Hellingenkreuz, dove viene anche sepolta. E la madre viene detto di lasciare immediatamente Vienna e di recarsi a Venezia, dove annuncerà che la figlia è morta durante una visita alla città lagunare. Inizialmente l'imperatore Francesco Giuseppe, appresa la notizia del suicidio del figlio, decise di diffondere la notizia che il figlio era morto per un colpo apoplettico e questo è quello che uscì inizialmente sui giornali, anche se poi la notizia venne immediatamente smentita perché effettivamente priva di qualsiasi fondamento e poi perché le voci di un suicidio cominciarono a circolare già 2 giorni dopo l'arrivo della notizia. Le prime notizie che si diffusero furono quelle di un avvelenamento, di un incidente di caccia, di un infarto, di un colpo apoplettico, ma ben presto fu chiara la situazione. Il principe ereditario si era sparato un colpo alla testa. Ma cosa c'entrava Maria Vetsera? Gli sforzi dell'imperatore di cancellare Maria dalla tragedia di Meierling furono inutili e ben presto i giornali iniziarono a collegare la morte di Rodolfo a quella della baronessina, avvenuta alla stessa ora e nello stesso luogo. Quali erano i motivi della tragedia? Rodolfo si uccise perché non riusciva più a sopportare la vita? Perché era pazzo? E perché Maria decise di morire con lui? Si trattava della storia d'amore che lega gli amanti per sempre anche oltre la morte? Ma soprattutto, come morì Maria Vetsera? Perché è difficile stabilire con certezza cosa avvenne, più che altro cosa il perché avvenne? Perché il suicidio dell'arciduca Rodolfo gettò l'impero austro-ungarico nella confusione più totale, perché arrivò prima di tutto come un fulmine a ciel sereno, nessuno se l'aspettava, tutti sapevano che l'arciduca Rodolfo era un ragazzo inquieto, tutti sapevano dei grandi problemi di lontananza che aveva soprattutto dal punto di vista politico col padre, però nessuno si sarebbe aspettato un atto così estremo. Secondo la versione ufficiale, Rodolfo prima uccise Maria e poi si sparò un colpo di pistola alla tempia. Ma numerose cose non tornano in questa versione. Innanzitutto, come mai il nunzio apostolico a Vienna, Luigi Galimberti, disse che i due corpi erano ricoperti di ferite? Come mai l'imperatore fece giurare a tutti i testimoni di questa vicenda di mantenere il segreto? Sappiamo che l'imperatore, al ricevere della notizia del suicidio del figlio, ebbe a dire tutto tranne la verità. Ecco, questa è una frase su cui si è molto costruito, si è molto pensato e ha ragion veduta. È evidente come Rodolfo sia morto a causa di un colpo di pistola, peraltro ritrovata accanto alla sua mano. Ma quale fu la sorte della Vetsera? Se anch'ella fosse morta a causa di un colpo di pistola alla testa, i testimoni avrebbero trovato il suo cranio nelle stesse orribili condizioni di quello di Rodolfo, ma invece sono in molti a riferire di come il volto di Maria fosse in buone condizioni. Tutte le fonti però ci riferiscono che ella era zuppa di sangue fino ai piedi. Com'è possibile? A conferma c'è anche il fatto che nella stanza della tragedia fu ritrovato un solo proiettile, quello che colpì Rodolfo alla testa. Se Rodolfo le avesse sparato al cranio, probabilmente il sangue sarebbe nella zona della testa e nella direzione della fuoriuscita del proiettile e non fino ai piedi della ragazza. Invece, stando alle testimonianze di chi entrò nella stanza subito dopo la tragedia, sappiamo invece che tutte queste testimonianze concordano nel descrivere la ragazza come completamente lorda di sangue fino ai piedi. E cosa c'era scritto nel dispaccio che Francesco Giuseppe inviò al Papa? Cosa raccontò l'imperatore per poter permettere i funerali religiosi al figlio inizialmente suicida? E poi cosa poteva essere successo di addirittura peggiore del suicidio, che poteva minare le fondamenta della famiglia erede del Sacro Romano Impero? Il suocero di Rodolfo, Leopoldo II del Belgio, rifletté su questo in una lettera inviata il 2 febbraio a suo fratello, in cui si legge:
È assolutamente fondamentale confermare e mantenere la versione del suicidio. Agli occhi del nostro popolo cattolico potrà sembrare arduo vedere rafforzata la versione del suicidio da una casa con idee come quelle asburgiche, ma il suicidio e la confusione mentale erano gli unici mezzi per evitare uno scandalo inaudito, i cui dettagli in questa lettera non posso neanche menzionare. C'è chi dice che avesse organizzato tutto da subito e che avesse chiesto a Maria di morire con lui, di averla portata a Meierling, di averle sparato prima e di essersi suicidato poi. Ma è un'ipotesi attendibile? Come mai, se la versione fu questa, l'imperatore si adoperò tanto per far mantenere il segreto? E inoltre, perché in molti tra i contemporanei parlano di qualcosa che va oltre il suicidio? In molti al tempo tirarono fuori delle scene alternative, anche piuttosto curiose, sulla fine di Rodolfo e di Maria. Alcuni parlarono di un guardiacaccia tradito che sparò a Rodolfo che aveva osato toccargli la moglie. Altri dicono che invece a sparare furono i tedeschi, che non potevano tollerare un nuovo imperatore avverso all'alleanza con il Reich. E, a testimonianza di ciò, c'è chi parlò più volte della presenza in zona di Loschi Figuri. Altri ancora pensano che l'omicidio fu ordinato dallo stesso Francesco Giuseppe per togliere di mezzo un figlio scomodo. Elisabetta, della morte del figlio, dice a chiarettondo che nel complotto ordito perché volevano far dimettere e appiccicare il re, suo marito, c'è un complotto segreto della corte che uccide il figlio. In questa grande trama di tragedia, le forze militari austriache hanno avuto l'ordine di sparare. E la giovane Mary Vezzera era presente e non potevano esserci testimoni. Si disse che fu Francesco Giuseppe che, stanco delle intemperanze politiche del figlio, ne ordinò l'omicidio. Questo francamente ci pare improbabile, perché ci sarebbero stati 100 modi più efficaci per far fuori l'arciduca Rodolfo, ammesso e non concesso che Francesco Giuseppe fosse un padre tanto terribile e distaccato ad ordinare l'omicidio del figlio. C'è però un'altra ipotesi che occorre analizzare con attenzione, che forse potrebbe mettere d'accordo i tanti indizi raccolti. Partiamo dal presupposto che Maria fosse incinta, come in molte lettere risulta. E se i due amanti fossero ricorsi ad un tentativo di aborto? Ricordiamo come Maria risultasse completamente zuppa di sangue fino ai piedi, e se fosse stata un'emorragia ad ucciderla dopo il tentativo mal riuscito di un aborto? Probabilmente, e questa è la teoria dello studioso Gerhard Döller, portò a un tentativo di aborto. Probabilmente Rodolfo perse un po' il controllo della situazione, convinse Maria ad abortire. Ovviamente per farlo dovevano allontanarsi da Vienna, quindi scelsero Meierling, che era una posizione piuttosto riparata, tranquilla, senza visite inopportune. E lo stesso Euler ipotizza che il tentativo di aborto, ricordiamo che all'epoca le tecniche abortive erano ancora piuttosto arretrate, andò male e la ragazza morì per un'emorragia. L'aborto sarebbe stato davvero un'infamia per la famiglia, ed ecco come mai si sarebbe sostenuta l'ipotesi della pazzia, per evitare il crollo di un impero già in crisi profonda. Avendo perso Maria per un triste gioco del destino, a quel punto a Rodolfo non restava altro che il suicidio. Il dramma nasce, si svolge, ma non perché lui si vuole uccidere con Mary Vezzera. Sully si diceva che la vita e voleva uccidersi, ma era una forma più di dimostrare che era qualcuno che desiderava capovolgere qualcosa, ma non che volesse uccidere. Questo è il mio pensiero. Una novità arrivò soltanto negli anni 90, quando qualcuno rubò la salma di Maria Vezzera qui da questo cimitero, che fu ritrovata settimane dopo dalla polizia. Quella fu l'occasione per realizzare una ricognizione sulla salma. Thank you.
Quando poi la tomba di Maria Vezzera verrà profanata dai soldati russi in cerca di gioielli, perché lessero il titolo di contessa sulla lapide pensando di trovare dei gioielli, ne aprirono la tomba e venne quindi successivamente riordinata dopo la guerra, sul cranio della ragazza non venne trovato nessun foro di proiettile. D'altra parte sappiamo però che il corpo della ragazza negli anni 90 venne trafugato da uno studioso della tragedia di Meyerling e il responsabile dell'autopsia sui resti invece, denunciò la possibile presenza di un foro di proiettile. Va ricordato però altresì che questo potrebbe essere un errore indotto dal fatto che quando i soldati russi aprirono la tomba di Maria Vezzera lo fecero con una zappa e probabilmente compromisero l'integrità del cranio della ragazza, perché sulla zappa lasciata proprio all'interno della bara vennero trovati dei resti di sangue con attaccati dei capelli identici a quelli che vennero trovati sul cadavere. Quindi si tratta comunque di un cranio compromesso da un'operazione decisamente brutale. Difficile quindi stabilire la verità. Il corpo di Maria Vezzera riposa oggi qui, a molta distanza dal luogo di sepoltura del suo amato Rodolfo. Il loro amore, ostacolato in vita, è stato unito con la morte. Un mito il loro che continuerà a vivere in tutti coloro che verranno qui per cercare la verità sulla tragedia di Meyerling. Oggi sappiamo che a Meyerling Rodolfo si suicidò dopo la morte di Maria Vezzera. Non sappiamo se la morte di Maria Vezzera fu causata da Rodolfo. Sappiamo comunque che fu un evento che probabilmente segnò la prima tacca di quello che è un percorso che portò la dinastia degli Asburgo a finire da lì a pochissimi anni. Meyerling non fu che l'inizio. Poco prima era morto l'amato padre, il duca Max. Nel 1890 muore la sorella di Elisabetta, Elena. La triste catena si conclude con la morte della madre Ludovica nel 1892, dell'altro fratello Massimiliano Emanuele nel 1893 e infine nel 1897 con la mancata sposa di Ludwig II, Sofia Carlotta. La morte attese anche Elisabetta e incontrò il suo destino sul lago di Ginevra, un destino di nome Luigi Lucheni. Settembre 1898. Elisabetta soggiorna per diverse settimane a Terrier, nei pressi di Montreux. Il 9 settembre Elisabetta e la sua dama di corte, Irma Starai, si recano con il battello passeggeri sul lago di Ginevra, da Caux a Ginevra, e poi in carrozza fino a Prégny, per far visita alla baronessa Rothschild. Dopo la visita all'amica, Elisabetta rientra a Ginevra e alloggia presso l'hotel Beau Rivage, con lo pseudonimo di contessa von Hohenems, e gira per la città per provvedere ad alcuni acquisti. Il giorno successivo esce sul giornale una notizia: l'imperatrice d'Austria è a Ginevra e alloggia al Beau Rivage. Un pettegolezzo come tanti, pensano numerosi lettori. Ma uno di loro prende la cosa molto sul serio. Si chiama Luigi Lucheni ed è un anarchico italiano giunto a Ginevra con l'intento di uccidere il principe d'Orléans. Purtroppo per Lucheni il reale ha modificato i suoi piani, lasciando la città sul lago prima di quanto previsto. Per caso Lucheni ha trovato una vittima molto più illustre. È il 10 settembre. Elisabetta esce nuovamente per delle spese prima della partenza per Caux. Il battello parte alle 13:40. Sissi torna in albergo e si prepara prima di uscire nuovamente con la Starai e avviarsi verso il molo da dove il piccolo battello avrebbe preso il largo. È in quel momento che Lucheni affronta Elisabetta, le conficca nel petto una lima. Al momento Elisabetta cade a terra, si rialza subito dopo credendo di essere semplicemente stata colpita con un pugno e si avvia nuovamente verso il battello, ma appena salita viene colta da dolore al petto e si accascia. Viene riportata immediatamente in albergo, ma ormai è troppo tardi. Dopo poco Elisabetta d'Austria è morta. Nessuno inizialmente si accorse della ferita provocata dalla lima sul petto dell'imperatrice e così si pensò ad un malore. Fu solo dopo che Sissi ebbe perso i sensi che la sua dama di compagnia notò il foro sul vestito e si capì la gravità della situazione. Ma come poté accadere? Una donna così forte in vita, sempre diffidente, si fece avvicinare e permise ad un estraneo di entrare in contatto fisico con lei? Possibile si sia trattato solo del caso?
Secondo la ricercatrice Angela Micaeli Battani, quanto accaduto ad Elisabetta potrebbe essere stato voluto da lei stessa. Una donna così, con il temperamento che aveva dimostrato, si lascia uccidere passivamente. Non era possibile in una donna così. Cosa c'era oltre? Cosa c'era oltre quell'atteggiamento? Perché lei si offre alla morte? Lei la chiama, la vuole, l'ha organizzata? Questo io penso. Sissi ha voluto la sua morte perché era arrivato a un punto in cui si era resa conto che non poteva ottenere più niente dalla corte, oltre che a togliersi di mezzo. Il corpo di Elisabetta fu riportato a Vienna, dove si consumarono i funerali ai quali partecipò tutta la città. A prima vista sembra che il popolo amasse molto la sua imperatrice, ma non era così. La partecipazione alle esequie non era per Elisabetta, ma bensì per solidarietà popolare nei confronti del grande dolore di Francesco Giuseppe, che scrisse: «Voi non saprete mai quanto io abbia amato questa donna». Di lei non si parlò più, finché qualcuno, di recente, Romy Schneider, non ne riabilitò il nome. Era nato il mito di Sissi. Perché così è stata la vita di Elisabetta, onda su onda, anche se amato, pianto, come le ha detto, tradito, sono stata tradita, ma ha amato il suo secolo e ha amato anche noi, perché ha lasciato alle anime del futuro tutto quello che lei aveva sofferto e scritto nelle sue poesie. Sissi fu una donna fiera, una donna assolutamente avulsa dal contesto in cui si trovava, quasi che fosse fuori dal tempo. La sua fu una vita fatta di ribellione, a tratti di egoismo, fu una vita difficile, costellata di tragedie. La morte della figlia Sofia, poi quella del figlio Rodolfo, la segnarono profondamente. L'assenza di documenti poi non aiuta a comprendere cosa può essere realmente accaduto in alcuni frangenti della sua vita. Di una cosa possiamo essere certi: che i segreti, ancora oggi celati alla storia, assieme ai fatti di Sarajevo, porteranno allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Grazie per averci seguito e alla prossima puntata.